Guardalo bene, Perrin. Perché si parla di lui in questa lettera anonima. Sta a sentire. Archivio 211. Scheda 323. Saison Antoine. Altezza metri 168. Capelli neri. Occhi scuri. Corporatura robusta. Nessun segno particolare. Pregiudicato per vari reati. Colpevole di aver ucciso il 13 agosto 1966 un ispettore di polizia durante una perquisizione nella sua dimora. Interessato in modo accertato nel traffico di stupefacenti. Compiuto il crimine, si ritiene rifugiato all'estero. Tuttora latitante. Ecco. Non è molto per noi, ma meglio che niente, no? Da un po' un'occhiata a questa lettera. È stata impostata ieri sera. C'è il timbro della levata delle 8. Sì, leggi, leggi. Forse le interesserà sapere che Antoine Cézanne, che ha ucciso un poliziotto 3 anni fa, si trova al Bon Auberge. Se non vuole che commetta... un po' debole in ortografia, l'amico. Ha scritto commettere con una sola M. Già, l'ho notato anch'io. Vai avanti, vai avanti. Se non vuole che commetta un altro delitto, si sbrighi ad agguantarlo. Ma credi che sia una cosa seria? Potrebbe anche essere uno scherzo. Già, potrebbe essere. Però sarebbe un guaio se questa lettera dicesse la verità e noi non ne tenessimo conto. Lo credo. Allora, ecco, Bon Auberge sul lago. Dovrebbe essere da queste parti. Seligny. Guarda, per esempio. Ecco, dovrebbe essere qui. Com'è il tempo? Non è brutto, vero? No, tutt'altro. Bene, allora telefona a tua moglie e dille che farai colazione fuori, probabilmente sul lago. Immediatamente, ispettore. Ho avuto le informazioni, ispettore. Ah, sì? Bon Auberge è proprio prima di Seligny. Non c'è da sbagliare. È piuttosto curioso, vero, Perrin? Costruirsi un albergo in un posto così fuori mano. Oh, no! O se per questo è ben quotato. Si mangia molto bene e molti ginevrini ci passano il weekend. Ah, sì? E allora vuol dire che se non dovessimo trovare Cézanne, possiamo sempre fare una buona colazione. Ah beh, se dovessi scegliere, ispettore, non le nascondo che preferirei un buon pranzo. Ancora più buono se pago io, eh? Certo. Ecco, possiamo attraccare lì. Meglio l'altro bottile laggiù. È quello dell'albergo. Ecco, Perrin, è proprio qui. Lo vedi? Bon Auberge. Già, le altre sono tutte abitazioni. Buongiorno.
desiderano? Un'informazione. Sono l'ispettore Blavier della polizia giudiziaria. Polizia? Non so. Io sono sola in questo momento. Il padrone è a Losanna. Non ha importanza. Si tratta di una semplice informazione. Avete molti clienti in albergo in questo momento? Uno solo. Noi lavoriamo soprattutto durante il weekend. Per lei? Falle vedere la foto. E per caso questo il cliente? Sì, sì, è proprio lui. È arrivato ieri. La soffiata era giusta, eh? Scusi, in che camera alloggia? La numero 3, di sopra. È uscito? Non credo. Non ha nemmeno fatto colazione. Ha detto camera numero 3, vero? Sì, lassù. Ma se vogliono attendere il padrone? No, grazie, non è il padrone che ci interessa. Vieni per lei. Puoi rimettere dentro il tuo cannone, per lei. Ha tagliato la corda, eh? Già. Eppure ha dormito qui, non ci sono dubbi. Il letto è ancora disfatto. Ma non ha fatto colazione e la ragazza non l'ha visto uscire. Chiama un momento la cameriera, per favore. Subito. Signorina? Sì? Per favore, vuol venire su un momento? Vengo subito. Non se n'è andato dalla finestra, è chiusa dall'interno. Cosa c'è, signore? Senta, signorina, il cliente qui aveva bagagli con sé? No. Ha detto che è arrivato ieri, vero? Sì, col battello delle 2. E si è assentato, ha ricevuto visite? No. Nemmeno telefonate? No. Però ne ha fatta una lui. Per lei? Lei non ha idea di che numero possa aver chiamato? No, ma ho sentito che ha chiesto un'interurbana con Ginevra. Ah, sì? Ma come mai? Non c'è l'automatico da qui? Per l'interurbana bisogna chiedere la comunicazione al centralino, che è alla posta di Seligny. Un po' noioso, vero? Sì. Perrin, la telefonista deve aver fatto lo scontrino col numero di telefono, capito? Perfettamente, ispettore. Corro subito alla posta. La faccio accompagnare con la moto del cuoco? No, no, grazie. Faccio volentieri 2 passi. Ma veramente sono 8 chilometri. Ma... dov'è il cuoco? È molto tempo che lavora qui? Un anno soltanto. E prima che cosa faceva? Ma veramente... ero in teatro. Ah, sì. Olè! Buongiorno, signore. Buongiorno. Sono l'ispettore Blavier della polizia giudiziaria. Lei è il proprietario dell'albergo? Sì. In che cosa posso servirla, ispettore? Posso? Prego. Si accomodi. Grazie. Senta, volevo sapere sotto quale nome ha registrato il cliente che occupa la camera numero 3. A dire la verità, signor ispettore, non ho ancora riempito la scheda. Ah, no? Questo le procurerà un po' di noie con la polizia, sa? Il fatto è che quando quel cliente è arrivato io non c'ero. È la verità, signore. Sono rientrato soltanto in serata. Pensavo di fargli riempire la scheda questa mattina. A proposito, dov'è? E lei, ispettore, è venuto qui per... Per lui? Sì. Ma evidentemente sono arrivato troppo tardi. Mi spieghi che cosa è accaduto, se posso aiutarla. Ispettore! Sì? Ispettore, Cézanne è stato ucciso. Lo ha trovato una guardia in un fossato qui vicino.
Ad un tratto il cane si è lanciato in avanti, si è messo a frugare fra l'erba. Mi sono avvicinato e l'ho trovato. Ho capito subito che era morto. Allora lei, signor Roger, ha detto che lo riconosce, vero? È proprio lui, il mio cliente di ieri. Come è stato ucciso? Almeno 3 colpi di pistola. Però è strano che dall'albergo non abbiate sentito nulla. Non è poi tanto lontano. Ispettore, questa è zona di caccia. Colpi di fucile se ne sentono tutto il giorno. E anche la notte ci sono tanti cacciatori di frodo. Lei lo ha perquisito? Mi scusi, se aveva un portafoglio non c'è più. Ecco tutto quello che ho trovato. Un orologio, sigarette e un accendino. Bisognerebbe sapere se aveva indosso del denaro. E quanto. Piuttosto mi domando come può aver fatto Cézanne a lasciare l'albergo senza essere notato da nessuno. Per cortesia, consegni tutto alla scientifica. Mio arriverà. Dovere, ispettore. Vogliamo andare, signor Roger? La ringrazio per la sua collaborazione. Allora, Perrin, l'hai poi avuto quel numero di telefono? Ah, certo, ispettore, so anche a chi corrisponde. Nel pomeriggio di ieri, Cézanne ha telefonato a Ginevra a Lili Bouval, cantante, 34 bis Rue de la Confédération. Lili Bouval, non le dice niente questo nome, ispettore? Lili Bouval. Sì, sono proprio io. E allora è proprio qui che dobbiamo venire. Permette? Ma... Sono l'ispettore Blavier. Della polizia giudiziaria. L'ispettore Perrin. Signorina. Possiamo? Molto grazioso qui. Vedo che si è sistemata abbastanza bene. Senta, ispettore. È molto tempo che ci abita. 8 anni. Ma non vedo come questo possa interessarvi. È Cézanne che le ha offerto questo nido. Non capisco. Mi capisce benissimo. Anzi, sono certo che la mia visita non la sorprende troppo, vero? Permette che mi sieda. Faccia conto di essere a casa sua. Molto gentile. Ed ora facciamo 2 chiacchiere fra noi. Mi dica, signorina, che cosa ha provato ieri nel pomeriggio quando Cézanne le ha telefonato? Eh sì, capisco, non vuole compromettersi. Né vuole compromettere qualcun altro, vero? Ma vede, io vengo ora dal Bon Auberge e so con certezza che Cézanne le ha telefonato ieri nel pomeriggio alle 14:45 precise. Lo hanno arrestato? Non si può arrestare un morto. Un morto? E com'è accaduto? Sono bastati 3 piccoli pezzetti di piombo. Chi gli ha sparato? Non lo sappiamo ancora. Mi dica, che cosa le ha detto Cézanne al telefono? Senta, ispettore, le giuro che io non c'entro niente in questo affare. Non avevo avuto notizie di Cézanne da almeno 3 anni. Credevo se ne fosse andata all'estero, che si fosse rifatta una nuova vita. Da parte mia, 3 anni sono lunghi. Lo avevo ormai dimenticato. Sì, ma lei non mi ha ancora risposto. Che cosa voleva da lei? Mi ha chiesto... Del denaro? No, non aveva bisogno di denaro. Voleva rivedermi, parlarmi. Lei capisce ciò che voglio dire? Certo, certo. Insomma, il suo ritorno le creava, diciamo, un certo imbarazzo, vero? Si metta al mio posto, ispettore. Era ricercato per assassinio. Io ne avevo fin sopra i capelli delle sue storie. Sì. Così ha pensato che se la polizia lo agguantava subito, per lei sarebbe stato un bel sollievo. E allora si è precipitata a scrivere questa graziosa lettera anonima. Non ho mai scritto lettere anonime. No. Oh, no. Per lei? Per favore, signorina, vuole scrivere a macchina questa frase, commettere una buona azione? Ma io non so scrivere a macchina. Ma su, avanti.
Anche una lettera alla volta, con un dito solo. Coraggio. Commettere una buona azione. Basta. Basta così. Grazie per me. Allora, quante lettere sono? 9. Vuole leggere questa parola sottolineata qui? Commettere. Quante lettere? 9. E invece dovrebbero essere 10. La legga, per favore. No, non l'ho scritta io. E poi è battuta a macchine. E io non possiedo una macchina da scrivere. Beh, ce ne sono tante in giro. Grazie, Perrin. Allora, andiamo lì. Se Zane è morto, lei non ha più nulla da temere. Perché non mi dice la verità, eh? Ispettore, le giuro che le ho detto tutto quello che sapevo. 3 anni fa mi hanno tormentata per settimane e settimane. Volevano a tutti i costi che io sapessi dove si nascondeva Cézanne. E io invece non ne sapevo nulla. E ora non vorrà ricominciare con quella storia, spero. No. No, se mi ha detto la verità. Ma mi dica, lei ha parlato con qualcuno del ritorno di Cézanne? Ma no, a chi avrei dovuto dirlo? È strano, perché anche l'assassino sapeva con certezza che Cézanne si trovava al Bonoberge. Ma questo lo chiariremo dopo. Grazie. Per ora abbiamo finito, togliamo il disturbo. Arrivederla, ispettore. Andiamo, per lei. Arrivederla, signorina. Oh, scusi, ancora una domanda. Dove canta in questi giorni lei? Alla Tour. Una di queste sere verremo ad applaudirla. Mi farà molto piacere. Non credo. A presto, signorina. A presto. Cosa gliene pare? Sta invecchiando, Perrin. Perché, ispettore? Come perché? Metti sotto controllo il telefono di Lili e dimentichi di procurarti il numero del suo interlocutore. Lei lo ha chiamato Maurice. Ma non basta, Perrin. Come non basta? Lili ha chiesto al suo Maurice di andare a trovarla. Non sarà difficile pescarlo, no? Ain't coming home no more. Ain't coming home no Ancora voi. Per lei? Riconosci la signorina, sì? Altro che? È un suo grande ammiratore, l'ispettore Per lei. Vero? Certo. Grazie.
Vi prego di scusarmi, ma devo cambiarmi, il mio numero è finito e devo uscire. Ma come? Uscire? Così, tutta sola? Ispettore, la prego di non immischiarsi. Lili, lascia parlare l'ispettore. Lili e io non abbiamo alcuna ragione per nasconderci. Già, tanto più che ora non avete più nulla da temere da Cézanne. Non ho mai avuto niente da temere da nessuno. Quando si soffia la donna ad un esponente della malavita e costui ritorna. Non mi faceva paura. Ti prego, Maurice. No, lo lasci parlare, signorina. Dunque lei non aveva paura di Cézanne. Vuole dirmi quanti anni ha, per favore? 35. Nome e indirizzo. Maurice Albin, 96, Rue Lacroix. Professione? Ero barman qui alla Tour. Era? E adesso che cosa fa? Mi fa da impresario. Si occupa dei miei contratti e delle mie scritture. Amministra la signorina. Se crede di fare dello spirito. La prego, si calmi. Stia calmo. Grazie. Mi dica, da quanto tempo fa l'impresario? Un anno e mezzo. Bene. Ed era anche lei al corrente del ritorno di Cézanne? Lili me ne ha parlato ieri sera. E che cosa avete deciso di fare? Decidere noi. Non capisco. Ma sì, mi capisce benissimo. Naturalmente Cézanne stava per interrompere il vostro bel romanzo d'amore. Se veniva a cercarvi, non potevate farvi illusioni su ciò che vi sarebbe accaduto. Cézanne non era il tipo da lasciarsi estromettere così, senza reagire. Tanto più che aveva la pistola facile. Dunque non c'erano che due possibilità per, diciamo, renderlo inoffensivo. O denunciarlo alla polizia prima che avesse il tempo di muoversi. Ma io l'ho già detto, quella lettera anonima non l'abbiamo scritta noi. La prego, signorina, mi lasci finire. Oppure andare a toglierlo in mezzo sul posto. E questo mi pare che fosse il procedimento più sicuro, diciamo, no? Perché non dice addirittura che l'ho ammazzato io? Non sarebbe da escludere, sa? Ma è assurdo! State inventando tutte queste storie per metterci paura. Calma, lascialo parlare. Ancora poche domande. E poi toglierò il disturbo. Prima domanda. Con quante M scrive la parola commettere? Risponda subito. La scrivo con una. Appunto. Bravo. Seconda domanda. Mi dica, lei possiede un'automobile? E questo che cosa prova? Ne ho una anch'io. La prego, signorina. Ho una Rond. Vuole vedere il libretto di circolazione? E cosa ha fatto ieri notte? Sono rimasto qui. Alla Tour. Fino alle 2 del mattino. L'ora della chiusura. E dopo? Mi ha accompagnata a casa. Ha dormito da me. Come? Con Cézanne in circolazione? Ma no. No, non credo. Non avreste mai commesso l'imprudenza di dormire insieme con Cézanne in circolazione, che poteva piombare da un momento all'altro a casa sua, no? E cosa ne dice lei, Maurice? È così. Mentire non serve a niente, Lily.
Sono io che non ho voluto, ispettore. Lui voleva riaccompagnarmi a casa, ma io avevo troppa paura. Conoscevo bene Cézanne. Dove vi siete lasciati? Siamo usciti separatamente dalla tour. Io sono rincasato scioccamente a casa mia. Se può farle piacere, posso dirle che ero assolutamente solo. Che nessuno mi ha veduto rincasare e che di conseguenza non ho un alibi. Puoi tirar fuori le manette, Perrine. È una pazzia! Le giuro che è innocente! E lei come fa a saperlo? Lei non ha prove che sia stato Maurice a uccidere Cézanne. Senza contare che il ritorno di Cézanne non dava fastidio soltanto a me. Sì, ma Cézanne ieri ha fatto una sola telefonata a Lily. Quindi fino a prova contraria voi due eravate gli unici a sapere che Cézanne si trovava al Bon Auberge. Tira fuori le mani dalle tasche. No, c'era qualcun altro che lo sapeva. Ah sì? L'ho avvertito io. E chi è, se non le dispiace? Il marsigliese. Cézanne era ritornato per sistemare dei conti con lui. C'est quand tout à coup on attrape un coup dans l'œil, un coup au cœur, un coup au foie, à l'estomac. On reste quoi et tout baba devant la femme. Abbassa la televisione. E qui siamo alla buona, come vede, ispettore. Sì, sì. Non faccia complimenti. Viva, ispettore. È sempre così gentile lei con i poliziotti? Beh, è il mio carattere. E molte volte mi guardo allo specchio e mi dico, mio povero Justin, sei troppo buono, finirai sul lastrico. E poi nessuno ti darà più una mano. Basta, prego, basta, altrimenti mi farà piangere. Ad ogni modo, lei con questo bar ha certamente la vecchiaia assicurata, no? A proposito, da quanto tempo ce l'ha? Poco più di 2 anni. Ho capito. Quindi lei si è fatto questo regaluccio, diciamo, qualche mese dopo la scomparsa di Cézanne. Come dice, scusi? Antoine Cézanne. Non lo sa? È stato ucciso. E chi è questo Cézanne? Bene, per guadagnar tempo le dirò subito che Lily e il suo amico Maurice mi hanno raccontato tutto di lei. Brutti vigliacchi. Forse vogliono scaricare il delitto sulle mie spalle. O se ne accorgeranno. Via, via, non se la prenda. Altrimenti come la mettiamo col suo carattere gioviale? Ispettore, se lei crede che io sia stato tanto stupido da far fuori Cézanne, si sbaglia di grosso. Il ritorno di Cézanne invece dava molta noia a Lily e al suo bel Maurice. Ma anche a lei. E so anche il perché. A me? Sì. Sentiamo. E a quell'epoca lei trasportava per conto di Cézanne della cocaina che andava a prendere a Marsiglia. Soliti si dice. Si dice anche che lei ha approfittato del brutto incidente che è capitato a Cézanne per appropriarsi dell'ultima consegna di merce pagata, si intende, da Cézanne. E si dice infine che col guadagno di quell'affare lei abbia messo su questo simpatico. Vero? Sono tutte storie, non ci sono prove. Ma chi lo sa? Cercando bene forse ne potremmo trovare.
Ispettore, da quando io ho questo bar me ne sto buono buono. Non ho più sgarrato. Parole. Può darsi. Può darsi. Ma questo non toglie però che Cézanne fosse ritornato per regolare i conti. Già, me lo ha detto Lili, sa? È lei che l'ha avvertita per telefono ieri pomeriggio. Sì, è vero. Mi ha avvertito, ma io l'ho mandato al diavolo. E ora sono sicuro che l'ha fatto per mettermi nei guai. In un certo senso, sì. Aveva paura per sé e per il suo Maurice. Allora si è detta che avvertendo lei del pericolo che la minacciava, lei avrebbe potuto, in un certo senso, neutralizzare Cézanne. Un calcolo molto esatto, no? Eh già. Perché naturalmente le sarebbe molto dispiaciuto vendere il suo bar per ridare a Cézanne i soldi che le aveva sottratto. Senza contare che lei poteva anche rimetterci la pelle. Ma, ispettore, se lei pensa che io abbia commesso il delitto... A proposito di commettere, quante M metterebbe lei in questa parola? Che razza di domanda, quante M... Quante M metterei? Ma, che ne so, io ne metterei una. Ma perché non guarda in un vocabolario? Eh? Perché non ci ha guardato lei prima di scrivere la lettera anonima? Quale lettera? Quella che ho ricevuto stamattina. Una letterina che metteva nei guai Cézanne. A lei ha ricevuto... Ah, è così, io... Io mi sarei messo alla macchina da scrivere per... Ma sono sicuro che è stata Lili a dire che l'ho scritta io a brutta vivere. Ma è evidente, ispettore, è evidente che l'hanno scritta loro, perché morivano di paura. E ora vogliono scaricare tutto sulle mie spalle. Io sono sicuro che il colpo l'ha fatto Maurice per potersi tranquillamente conservare la sua gallina dalle uova d'oro. A meno che... A meno che... Ispettore, lei lo sa, io non ho mai fatto la spia. Ecco. Ma come si mettono le cose, ho diritto anch'io di difendermi, no? Ma è naturale, naturale. Vada avanti, vada avanti. Ecco, si tratta di Roger, il proprietario del Bon Auberge. Sì, Roger e Cézanne erano amici di vecchia data, sì, si conoscevano da tanto tempo. E questo spiega perché Cézanne si è andata ad alloggiare là. Sì, un posto tranquillo dove poteva fare a meno di denunciare la propria identità. Allora, continui, continui, è interessante. Ecco, detto fra noi, ispettore, era il Bon Auberge che Cézanne riuniva il suo stato maggiore, sì, quando aveva in vista qualche affare. Io le voglio dire tutto, ispettore. Sì, fa bene, dica. In realtà il proprietario dell'albergo era Cézanne. Sì, Roger non era che un prestanome. E ora può darsi che dopo 3 anni, sa, Roger si sia abituato ad essere il padrone. Capito? Ho capito. E lei conosceva Cézanne da molto tempo? Ma ispettore... Per favore, risponda sì o no. Se sì, proseguiamo l'interrogatorio. Se no, sarò costretto a portarla alla centrale. E lì sarà sottoposta ad un interrogatorio, diciamo, più metodico. Allora, conosceva Cézanne sì o no? Bene, allora procediamo. L'albergo... Serviva Cézanne come quartiere generale? E ci veniva spesso? E per di più, era di sua proprietà. Sì o no? L'atto d'acquisto è regolarmente intestato a mio nome. Ah, questo non cambia nulla. Cézanne lo aveva pagato e lei non è che il suo prestanome. Sì o no? Però, le ripeto, legalmente è mio. Per favore, si limiti a rispondere alle mie domande.
Gliene faccio una io, ispettore. Prego. Scriva su questa lavagnetta la parola commettere. Devo farlo. Senta, Cézanne l'aveva avvertita del suo arrivo. Contava di rimanere qui parecchio tempo? Non lo so. A che cosa doveva fare a Ginevra? Non me l'ha detto. Con lui era meglio non fare troppe domande. Ma quando ha telefonato a Ginevra, lei non ha cercato di sentire quello che diceva? Ero fuori. L'ho trovato qui la sera. Quando sono rientrato. È vero, ispettore, ha detto così anche Poletto stamattina. E poi, anche se fossi stato presente, lui avrebbe fatto in modo di non farmi sapere a chi telefonava. Perché? Diffidava di lei? Diffidava di tutti. Infatti questa mattina se n'è andato senza vedere nessuno. E lei pensa che volesse recarsi a Ginevra col battello delle sei? Non lo so, è probabile. In conclusione, non le ha detto niente di particolare. È un po' strano, no? Due amici che si ritrovano dopo tre anni. Cézanne non era un amico. Prima ero io che avevo bisogno di lui. Adesso era lui ad aver bisogno. Aveva l'aria molto malandata, come un uomo a terra. Ma non racconti balle. Sappiamo benissimo che aveva con sé un bel po' di denaro. Sì, 100.000 franchi. Sono io che gliel'ho dati. È la sola cosa che mi ha chiesto. Ho racimolato tutto quello che avevo. Già. E questo denaro è scomparso. Chi ha fatto fuori Cézanne? Si è preso anche il mio denaro. È chiaro? Quanto a me in tutta questa storia, non c'entro. Peccato però, una così bella ragazza. Pericolosa, amico mio, pericolosa. Meglio tenersi in casa una pantera che una donna simile. Già. Senti, Duchamp, c'è il capo? Sì, credo sia dentro a controllare il suo materiale. Ciao, Ciao, grazie. Commesso il delitto. A proposito di commettere, quante M metterebbe lei in questa parola? Che razza di domanda. Quante M metterei? Che ne so io. Ne metterei una. Ma perché non guarda in un vocabolario? Perché non ci ha guardato lei prima di scrivere la lettera anonima. Quale lettera? Quella che ho ricevuto stamattina. Una letterina che metteva nei guai Cézanne. Lei ha ricevuto... Così io mi sarei messo alla macchina da scrivere per... Sono sicuro che è stata Lili a dire che l'ho scritta io, brutta vipera. Ma è evidente, ispettore, che l'hanno scritta loro perché morivano di paura. E ora vogliono mettermi nei guai. Allora, io? Tutto a posto, se l'aspettava e non ha fatto tante storie. E il suo amico, Maurice? Scomparso. Bene, comincio tu a buttare giù il verbale sul fermo di Lili Bouval, poi lo passerai a Perrin. Certo, ispettore. Spero la prossima volta di essere più utile. Certo, grazie. Ce l'ha con me perché non lo metto mai seriamente alla prova. Dovrà farlo una volta o l'altra, ispettore. Se no, quello sta male di fegato. Vedi, Perrin, Dio è pieno di zelo e non è neanche stupido.
ma ha un difetto. Un difetto grosso. Eh sì, secondo me sì. È troppo raccomandato. Ma torniamo a noi. Dunque, la lettera anonima l'ha scritta il marsigliese, è chiaro per lei? È chiaro. Cioè, voglio dire, lei come ha fatto a scoprirlo? Ma se l'avessero scritta Lili e Maurice e ne avessero poi parlato al marsigliese, lui si sarebbe affrettato a dirmelo. Invece, dopo che l'ho interrogata, Lili non ha avuto più modo di comunicare con lui. D'accordo, il suo telefono era sotto controllo. Eh già. E ignorando l'esistenza della lettera, il marsigliese avrebbe dovuto a maggior ragione ignorare che era scritta a macchina. E invece lo sapeva. E quindi se lo sapeva vuol dire che l'ha scritta lui, no? Formidabile! È stata quella lettera che mi ha confuso le idee. Non avrei mai pensato che il suo autore e l'assassino fossero due persone diverse. Ma c'è di più. Lili non avrebbe mai commesso il delitto se avesse saputo dell'esistenza della lettera anonima. Lei non poteva prevedere che ieri mattina noi saremmo andati al Bon Auberge per arrestare Cézanne. Tuttavia, quando Lili ha telefonato a Maurice, lei non sapeva che l'apparecchio era sotto controllo. Lei gli ha annunciato la morte di Cézanne. È come un avvenimento del tutto imprevisto, inatteso, come se fosse innocente. Eh sì, ha recitato la commedia per Ren, ma non per noi, per il suo amante. E questo dimostra chiaramente l'innocenza di Maurice. Si vede proprio che ce l'ha nel sangue il suo Maurice. Già. Quando Cézanne le ha annunciato il suo ritorno, Lili ha capito che sarebbe stata la fine del suo grande amore. E così ha deciso di ammazzare Cézanne. Lui vuole vederla e lei accetta di incontrarlo a Sérigny dopo la chiusura della tour, ma gli raccomanda di non farsi vedere da nessuno. L'appuntamento è lungo la strada di campagna. Cézanne lascia l'albergo senza farsi vedere da nessuno. Lili, dopo aver lasciato la macchina, incontra Cézanne, lo uccide, gli ruba il portafoglio per simulare una rapina e riparte. Ma lei, ispettore, come ci è arrivato? Stai a vedere, Ferré. Non lo sappiamo ancora. Mi dica, che cosa le ha chiesto Cézanne al telefono? Senta, ispettore, le giuro che io non c'entro niente in questo affare. Non avevo avuto notizie di Cézanne da almeno 3 anni. Credevo se ne fosse andata all'estero, che si fosse rifatta una nuova vita. Da parte mia, 3 anni sono lunghi. Lo avevo ormai dimenticato. Sì, ma lei non mi ha ancora risposto. Che cosa voleva da lei? Mi ha chiesto... Del denaro? No, non aveva bisogno di denaro. Voleva rivedermi, parlarmi. Lei capisce ciò che voglio dire? E tu, Perrè, hai capito qual è l'errore commesso da Lili? La faccenda del denaro, d'accordo. Ma Cézanne aveva potuto dirglielo durante la telefonata che non aveva bisogno di denaro? No, è impossibile, perché Cézanne non aveva ancora veduto Roger e quindi non aveva ancora il denaro. Perciò ho incominciato a sospettare di Lili. Ma la prova della sua colpevolezza l'ho avuta soltanto ieri sera, dopo che abbiamo interrogato Roger. E la conferma dalla violenza di questa reazione. Stai a vedere, per me. Puoi tirar fuori le manette, per me. Ma è una pazzia! Le giuro che è innocente! E lei come fa a saperlo? Lei non ha prove che sia stato Maurice a uccidere Cézanne. Hai visto, per me? Eh sì. Lili non è stata mai tanto sincera come in quel momento. Già. La bella Lili, tradita dai suoi stessi sentimenti. Hai ragione, Perrè. Ce l'aveva proprio nel sangue il suo Maurice. Beh, che fai, Perrè? Ti commuovi? No. No, pensavo a Lili, eh?
succede per me. Succede. Dunque lei non aveva paura di Cézanne. Vuole dirmi quanti anni ha, per favore? 35. Nome e indirizzo. Maurice Albin, 96, Rue Lacroix. Professione? Ero barman qui alla Tour. Era? E adesso che cosa fa? Mi fa da impresario. Si occupa dei miei contratti e delle mie scritture. Amministra la signorina. Se crede di fare dello spirito. La prego, si calmi. Stia calmo. Grazie. Mi dica, da quanto tempo fa l'impresario? Un anno e mezzo. Bene. Ed era anche lei al corrente del ritorno di Cézanne? Lili me ne ha parlato ieri sera. E che cosa avete deciso di fare? Decidere noi, non capisco. Ma sì, mi capisce benissimo. Naturalmente Cézanne stava per interrompere il vostro bel romanzo d'amore. Se veniva a cercarvi, non potevate farvi illusioni su ciò che vi sarebbe accaduto. Cézanne non era il tipo da lasciarsi estromettere così senza reagire. Tanto più che aveva la pistola facile. Dunque non c'erano che due possibilità per, diciamo, renderlo inoffensivo. O denunciarlo alla polizia prima che avesse il tempo di muoversi. Ma io l'ho già detto, quella lettera anonima non l'abbiamo scritta noi. La prego, signorina, mi lasci finire. Oppure andare a toglierlo in mezzo sul posto. E questo mi pare che fosse il procedimento più sicuro, diciamo, no? Perché non dice addirittura che l'ho ammazzato io?
non sarebbe da escludere, sa? Ma è assurdo. State inventando tutte queste storie per metterci paura. Calma, lascialo parlare. Ancora poche domande. E poi toglierò il disturbo. Prima domanda. Con quante M scrive la parola commettere? Risponda subito. La scrivo con una. Appunto. Bravo. Seconda domanda. Mi dica, lei possiede un'automobile? E questo che cosa prova? Ne ho una anch'io. La prego, signorina. Ho una Rond. Vuole vedere il libretto di circolazione? Che cosa ha fatto ieri notte? La polizia lo agguantava subito, per lei sarebbe stato un bel sollievo. E allora si è precipitata a scrivere questa graziosa lettera anonima. Non ho mai scritto lettere anonime. No. Oh, no. Per lei? Per favore, signorina, vuole scrivere a macchina questa frase, commettere una buona azione? Ma io non so scrivere a macchina. Ma su, avanti. Anche una lettera alla volta, con un dito solo. Coraggio. Commettere una buona azione. Mm-hmm. Al. Basta. Basta così. Grazie per me. Allora, quante lettere sono? 9. Vuole leggere questa parola sottolineata qui? Commettere. Quante lettere? 9. E invece dovrebbero essere 10. La legga, per favore. No, non l'ho scritta io. E poi è battuta a macchina. E io non possiedo una macchina da scrivere. Beh, ce ne sono tante in giro. Grazie, Ferren. Allora, andiamo lì. Se Zan è morto, lei non ha più nulla da temere. Perché non mi dice la verità, eh? Ispettore, le giuro che le ho detto tutto quello che sapevo. 3 anni fa mi hanno tormentata per settimane e settimane. Volevano a tutti i costi che io sapessi dove si nascondeva Sezan. E io invece non ne sapevo nulla. E ora non vorrà ricominciare con quella storia, spero. No. No, se mi ha detto la verità. Ma mi dica, lei ha parlato con qualcuno del ritorno di Sezan? Ma no, a chi avrei dovuto dirlo? È strano, perché anche l'assassino sapeva con certezza che Sezan si trovava al Bon Auberge. Ma questo lo chiariremo dopo. Grazie. Per ora abbiamo finito, togliamo il disturbo. Arrivederla, ispettore. Andiamo, per lei. Arrivederla, signorina. Scusi, ancora una domanda. Dove canta in questi giorni lei? Alla tour. Una di queste sere verremo ad applaudirla. Mi farà molto piacere. Non credo. A presto, signorina. A presto. Queste sere verremo ad applaudirla. Mi farà molto piacere. Non credo. A presto. Signorina. A presto. Cosa gliene pare? Sta invecchiando, Perrin. Perché, ispettore? Come perché? Metti sotto controllo il telefono di Lili e dimentichi di procurarti il numero del suo interlocutore. Lei lo ha chiamato Maurice. Ma non basta, Perrin.
E come non basta? Lili ha chiesto al suo Maurice di andare a trovarla. Non sarà difficile pescarlo, no? Ain't coming home no more. Ain't coming home. Ancora voi. Per re? Riconosci la signorina, sì. Altro che? È un suo grande ammiratore, l'ispettore per re. Vero? Certo. Grazie. Vi prego di scusarmi, ma devo cambiarmi. Il mio numero è finito e devo uscire. Ma come? Uscire? Così tu... Beh, ce ne sono tante in giro. Grazie, per re. Allora, andiamo. Se Zan è morto, lei non ha più nulla da temere. Perché non mi dice la verità, eh? Ispettore, le giuro che le ho detto tutto quello che sapevo. 3 anni fa mi hanno tormentata per settimane e settimane. Volevano a tutti i costi che io sapessi dove si nascondeva Se Zan. E io invece non ne sapevo nulla. E ora non vorrà ricominciare con quella storia, spero. No. No, se mi ha detto la verità. Ma mi dica... Lei ha parlato con qualcuno del ritorno di Cezanne? Ma no, a chi avrei dovuto dirlo? È strano, perché anche l'assassino sapeva con certezza che Cezanne si trovava al Bon Auberge. Ma questo lo chiariremo dopo. Grazie. Per ora abbiamo finito, togliamo il disturbo. Arrivederla, ispettore. Andiamo, per re. Arrivederla, signorina. Scusi, ancora una domanda. Dove canta in questi giorni lei? Alla Tour. Una di queste sere verremo ad applaudirla. Mi farà molto piacere. Non credo. A presto. Signorina. A presto. Cosa gliene pare? Sta invecchiando, per Ren. Perché, ispettore? Come perché? Metti sotto controllo il telefono di Lili e dimentichi di procurarti il numero del suo interlocutore. Lei lo ha chiamato Maurice. Ma non basta, per Ren. Come non basta? Lili ha chiesto al suo Maurice di andare a trovarla. Non sarà difficile pescarlo, no? Ain't coming home no more. Ain't coming home. Puoi tirar fuori le manette, per Ren. È una pazzia!
pazzia! Le giuro che è innocente! E lei come fa a saperlo? Lei non ha prove che sia stato Maurice a uccidere Cézanne! Senza contare che il ritorno di Cézanne non dava fastidio soltanto a me. Sì, ma Cézanne ieri ha fatto una sola telefonata a Lili. Quindi fino a prova contraria voi due eravate gli unici a sapere che Cézanne si trovava al Bon Auberge. Tira fuori le mani dalle tasche. No, c'era qualcun altro che lo sapeva. Ah sì? L'ho avvertito io. E chi è, se non le dispiace? Il marsigliese. Cézanne era ritornato per sistemare dei conti con lui. L'autre, c'est quand tout à coup on attrape un coup dans l'œil, un coup au cœur, un coup au foie, à l'estomac. Quoi, et tout baba devant la femme d'un autre. Oh, les femmes des autres. Ehi, abbassa la televisione. C'est bien mieux que les nôtres. E qui siamo alla buona, come vede, ispettore. Sì, sì. Non faccia complimenti. Beve, ispettore. È sempre così gentile lei con i poliziotti? Beh, è il mio carattere. E molte volte mi guardo allo specchio e mi dico, mio povero Justin, sì, sei troppo buono, finirai sul lastrico. E poi nessuno ti darà più una mano. Basta, prego, basta, altrimenti mi farà piangere. Ad ogni modo, lei con questo bar ha certamente la vecchiaia assicurata, no? A proposito, da quanto tempo ce l'ha? Poco più di 2 anni. Ho capito. Quindi lei si è fatto questo regaluccio, diciamo, qualche mese dopo la scomparsa di Cézanne. Come dice, scusi? Antoine Cézanne. Non lo sa? È stato ucciso. E chi è questo Cézanne? Bene, per guadagnar tempo le dirò subito che Lili è il suo amico. Naturalmente Cézanne stava per interrompere il vostro bel romanzo d'amore. Se veniva a cercarvi, non potevate farvi illusioni su ciò che vi sarebbe accaduto. Cézanne non era il tipo da lasciarsi estromettere così senza reagire. Tanto più che aveva la pistola facile. Dunque non c'erano che 2 possibilità per, diciamo, renderlo inoffensivo. O denunciarlo alla polizia prima che avesse il tempo di muoversi. Ma io l'ho già detto, quella lettera anonima non l'abbiamo scritta noi. La prego, signorina, mi lasci finire. Oppure andare a toglierlo in mezzo sul posto. E questa mi pare che fosse il procedimento più sicuro, diciamo, no? Perché non dice addirittura che l'ho ammazzato io? Non sarebbe da escludere, sa? Ma è assurdo! State inventando tutte queste storie per metterci paura. Calma, lascialo parlare. Ancora poche domande. E poi toglierò il disturbo. Prima domanda. Con quante M scrive la parola commettere? Risponda subito. La scrivo con una. Appunto. Bravo. Seconda domanda. Mi dica, lei possiede un'automobile? E questo che cosa prova? Ne ho una anch'io. La prego, signorina. Ho una Rond. Vuole vedere il libretto di circolazione? E cosa ha fatto ieri notte? Sono rimasto qui. Alla tour. Sino alle 2 del mattino. L'ora della chiusura. E dopo?
Mi ha accompagnata a casa. Ha dormito da me. Come? Con Cézanne in circolazione? No, no, non credo. Non avreste mai commesso l'imprudenza di dormire insieme con Cézanne in circolazione, che poteva piombare da un momento all'altro a casa sua, no? Che cosa ne dice lei, Maurice? È così. Mentire non serve a niente, Lily. Sono io che non ho voluto, ispettore. Lui voleva riaccompagnarmi. Pronto. Maurice, sono io, Lily. Tesoro, se tu sapessi, non abbiamo più nulla da temere. Più nulla, ti dico. È morto. Sì, morto. Vieni. Ho bisogno di vederti. Eh? Cosa gliene pare? Stai invecchiando, Perrin. Perché, ispettore? Come perché? Metti sotto controllo il telefono di Lily e dimentichi di procurarti il numero del suo interlocutore. Lei lo ha chiamato Maurice. Ma non basta per lei. E come non basta? Lily ha chiesto al suo Maurice di andare a trovarla. Non sarà difficile pescarlo, no? Ain't coming home no more. Ain't coming home. Ancora voi. Per lei? Riconosci la signorina, sì. Altro che? È un suo grande ammiratore, l'ispettore per lei. Vero? Certo. Grazie. Vi prego di scusarmi, ma devo cambiarmi. Il mio numero è finito e devo uscire. Ma come? Uscire? Così, tutta sola? Ispettore, la prego di non immischiarsi. Lily, lascia parlare l'ispettore. Lily e io non abbiamo alcuna ragione per nasconderci. Già, tanto più che ora non avete più nulla da temere da Cézanne. Sono rimasto qui. Alla tour. Fino alle 2 del mattino. L'ora della chiusura. E dopo? Mi ha accompagnata a casa. Ha dormito da me. Come? Con Cézanne in circolazione? No, no, non credo. Non avreste mai commesso l'imprudenza di dormire insieme con Cézanne in circolazione, che poteva piombare da un momento all'altro a casa sua, no? Che cosa ne dice lei, Maurice? È così. Mentire non serve a niente, Lily. Sono io che non ho voluto, ispettore. Lui voleva riaccompagnarmi a casa, ma io avevo troppa paura. Conoscevo bene Cézanne.
Dove vi siete lasciati? Siamo usciti separatamente dalla tour. Io sono rincasato scioccamente a casa mia. Se può farle piacere, posso dirle che ero assolutamente solo. Che nessuno mi ha veduto rincasare e che di conseguenza non ho un alibi. Puoi tirar fuori le manette per Ren. È una pazzia! Le giuro che è innocente! E lei come fa a saperlo? Lei non ha prove che sia stato Maurice a uccidere Cézanne. Senza contare che il ritorno di Cézanne non dava fastidio soltanto a me. Sì, ma Cézanne ieri ha fatto una sola telefonata a Lily. Quindi fino a prova contraria voi due eravate gli unici a sapere che Cézanne si trovava al Bon Auberge. Tira fuori le mani dalle tasche. No, c'era qualcun altro che lo sapeva. Ah sì? L'ho avvertito io. E chi è, se non le dispiace? Il marsigliese. Cézanne era ritornato per sistemare dei conti con lui. Cosa gliene pare? Stai invecchiando, Perrin. Perché, ispettore? Come perché? Metti sotto controllo il telefono di Lily e dimentichi di procurarti il numero del suo interlocutore. Lei lo ha chiamato Maurice. Ma non basta, Perrin. Come non basta? Lily ha chiesto al suo Maurice di andare a trovarla. Non sarà difficile pescarlo, no? Ain't coming home no more. Ain't coming home no Ancora voi. Per Ren? Riconosci la signorina, sì? Altro che? È un suo grande ammiratore, l'ispettore Per Ren. Vero? Certo. Grazie. Vi prego di scusarmi, ma devo cambiarmi. Il mio numero è finito e devo uscire. Ma come? Uscire? Così, tutta sola? Ispettore, la prego di non immischiarsi. Lily, lascia parlare l'ispettore. E lei, ispettore, è venuto qui per... Per lui? Sì. Ma evidentemente sono arrivato troppo tardi.
Mi spieghi che cosa è accaduto, se posso aiutarla. Ispettore! Sì? Ispettore, Cézanne è stato ucciso. Lo ha trovato una guardia in un fossato qui vicino. Ad un tratto il cane si è lanciato in avanti, si è messo a frugare fra l'erba. Mi sono avvicinato e l'ho trovato. Ho capito subito che era morto. Allora lei, signor Roger, ha detto che lo riconosce, vero? È proprio lui, il mio cliente di ieri. Come è stato ucciso? Almeno 3 colpi di pistola. Però è strano che dall'albergo non abbiate sentito nulla. Non è poi tanto lontano. Ispettore, questa è zona di caccia. Colpi di fucile se ne sentono tutto il giorno. E anche la notte ci sono tanti cacciatori di frodo. Lei lo ha perquisito? Mi scusi, se aveva un portafoglio non c'è più. Ecco tutto quello che ho trovato. Un orologio, sigarette e un accendino. Bisognerebbe sapere se aveva indosso del denaro. E quanto. Piuttosto mi domando come può aver fatto Cézanne a lasciare l'albergo senza essere notato da nessuno. Per cortesia, consegni tutto alla scientifica. Mio arriverà. Dovere, ispettore. Vogliamo andare, signor Roger? La ringrazio per la sua collaborazione. Allora, Perrin, l'hai poi avuto quel numero di telefono? Ah, certo, ispettore, so anche a chi corrisponde. Nel pomeriggio di ieri, Cézanne ha telefonato a Ginevra a Lili Bouval, cantante, 34 bis Rue de la Confédération. Lili Bouval, non le dice niente questo nome, ispettore? Lili Bouval. Sì, sono proprio io. E allora è proprio qui che dobbiamo venire. Permette? Ma... Sono l'ispettore Blabier della polizia giudiziaria. L'ispettore Perrin. Signorina. Possiamo? Molto grazioso qui. Vedo che si è sistemata abbastanza bene. Senta, ispettore. È molto tempo che ci abita. 8 anni. Ma non vedo come questo possa interessarvi. È Cézanne che le ha offerto questo nido. Non capisco. Mi capisce benissimo. Anzi, sono certo che la mia visita non la sorprende. Dire tutto, ispettore. Sì, fa bene, dica. In realtà il proprietario dell'albergo era Cézanne. Sì, Roger non era che un prestanome. E ora può darsi che dopo 3 anni, sa, Roger si sia abituato ad essere il padrone. Capito? Ho capito. E lei conosceva Cézanne da molto tempo? Ma ispettore... Per favore, risponda sì o no. Se sì, proseguiamo l'interrogatorio. Se no, sarò costretto a portarla alla centrale. E lì sarà sottoposta ad un interrogatorio, diciamo, più metodico. Allora, conosceva Cézanne sì o no? Bene, allora procediamo. L'albergo serviva a Cézanne come quartiere generale? E ci veniva spesso? E per di più, era di sua proprietà. Sì o no? L'atto d'acquisto è regolarmente intestato a mio nome. Ah, questo non cambia nulla. Cézanne lo aveva pagato e lei non è che il suo prestanome. Sì o no? Però le ripeto, legalmente è mio. Per favore, si limiti a rispondere alle mie domande. Gliene faccio una io, ispettore. Prego, prego. Scriva su questa lavagnetta la parola commettere. Devo farlo.
Senta, Cézanne l'aveva avvertita del suo arrivo. Contava di rimanere qui parecchio tempo? Non lo so. A che cosa doveva fare a Ginevra? Non me l'ha detto. Con lui era meglio non fare troppe domande. Ma quando ha telefonato a Ginevra, lei non ha cercato di sentire quello che diceva? Ero fuori. L'ho trovato qui la sera, quando sono rientrato. È vero, ispettore, ha detto così anche Poletto stamattina. E poi, anche se fossi stato presente, lui avrebbe fatto in modo di non farmi sapere a chi telefonava. Perché? Diffidava di lei? Diffidava di tutto.